oggi dedicato alle cause che possono recidivare le fibrillazioni atriali, le malattie cardiovascolari, soprattutto la fibrillazione atriale. Una di queste cause è sicuramente l'apnea notturna, un fenomeno di cui abbiamo parlato spesso, anche con gli pneumologi. L'apnea notturna è sintetizzata dagli anglosassoni con la sigla OSA, una sigla che potremmo leggere spesso anche su giornali o riviste, e che significa Obstructive Sleep Apnea. Anche le patologie respiratorie che ne conseguono, come l'ipossia, cioè la carenza di ossigeno, il deficit di ossigeno che quando dormiamo oscilla da qualche secondo a qualche minuto, perché può capitare, insomma, che durante la notte qualcuno di noi possa avvertire di questi fastidi, ma non sa di avere un'apnea notturna. Tutto questo, cioè l'apnea notturna, la mancanza di ossigeno, mentre vedete in questa animazione le cause meccaniche che possono provocare l'apnea notturna, possono sfociare nell'aumento della pressione, cioè il primo effetto è l'ipertensione. Allora, la domanda che noi ci eravamo preparati, la prima domanda era se questa non va più considerata come come dire, un fastidio, un disturbo fastidioso semplice del sonno, ma una vera e propria condizione, come dire, patologica che poi ha ripercussioni sulla pressione sanguigna, sulle funzioni cardiovascolari. Fino a quali conseguenze, dottor De Martino? Beh, allora, questi disturbi del sonno sono diventati sempre più frequenti nella popolazione, spesso non sono diagnosticati e hanno delle grandi ripercussioni da un punto di vista cardiovascolare. Noi cardiologi, grazie ai colleghi pneumologi, stiamo imparando progressivamente a conoscere questo tipo di problema e sempre di più, cercando di fare diagnosi un poco più frequentemente. Immagini, Primicerio, che la sleep apnea è un disturbo che affligge moltissime persone, può arrivare anche fino a colpire il 10-15% della popolazione ed è un disturbo più tipico di alcuni gruppi della popolazione. È molto frequente, per esempio, negli obesi, è più frequente già in chi ha altri problemi respiratori ed è una condizione che spesso decorre in maniera, diciamo, asintomatica. Il disturbo più frequente va ricercata quando il sospetto deve venire quando, per esempio, il paziente è un grosso russatore. L'anamnesi, quindi le domande vanno rivolte non tanto al paziente, ma a chi dorme con lui. Spesso questo disturbo si manifesta così, con russamento, si accompagna a delle improvvise pause respiratorie, il paziente non respira e durante queste pause si creano delle alterazioni a livello metabolico perché la quantità di ossigeno nel sangue scende e questo determina un ipertono vagale, delle alterazioni degli elettroliti, quindi tutta una serie di alterazioni all'interno del corpo e poi condizionano una serie di problemi cardiologici. Fra i più importanti l'ipertensione, le aritmie cardiache, lo scompenso cardiaco. Ed è un fattore, è uno dei fattori che, diciamo, dobbiamo combattere in maniera più decisa. Qui noi prima dicevamo che siamo portati certe volte anche a sottostimare, a sottovalutare, a considerarlo come una specie di disturbo. Ma come dobbiamo invece regolarci quando soffriamo di questo? Rivolgerci, parlare col medico di famiglia? Quali specialisti dobbiamo, Sì, sono, come sicuramente. dire, più Lo indicati? specialista di riferimento poi è lo pneumologo, perché quando c'è il sospetto, dicevo quindi i sintomi più importanti sono il frequente russamento, il riferimento da parte, il fatto che chi dorme con noi ci dica che andiamo incontro a delle pause respiratorie lunghe, anche superiori ai 10 secondi, sonno disturbato, cefalea, e soprattutto anche sonnolenza durante le ore del giorno, perché poi Si dorme questa male, si quindi. dorme male e poi si tende ad avere quindi improvvisa sonnolenza inspiegabile durante il giorno. Beh, tutti questi sintomi devono far sospettare una sleep apnea
e la diagnosi va fatta rivolgendosi allo pneumologo con un esame che si chiama polisonnografia. Sì, ne abbiamo già parlato altre volte, sì. Un po' fastidioso, impegnativo, però sì. È l'unico oggi strumento. Beh, ma neanche più di tanto, perché in realtà si tratta, è una specie di holter, una macchinetta che si porta appresso, ha una cannula nasale, un apparecchietto, un saturimetro che si mette vicino al dito e poi delle fasce sul torace che servono a rilevare gli atti respiratori. Si tiene 24 ore, si può tenere anche a casa e quindi non richiede, diciamo, il monitoraggio in ospedale ed è quindi ambulatoriale, e però consente di rilevare il numero di apnee o ipopnee, cioè quindi di quante volte durante un'ora il paziente va incontro a momenti di scarsa respirazione, di cattiva respirazione, e quindi poi a seconda della gravità poi lo pneumologo può intervenire consigliando la terapia, diciamo, migliore di questo tipo di problemi è la CPAP, cioè è una macchinetta, un respiratore che si appoggia, che si utilizza durante la notte e che ventila le vie aeree con una pressione positiva che le tiene aperte, perché il problema poi è che le vie respiratorie alte vanno incontro a un'occlusione improvvisa, ecco perché si crea questa slip apnea. Per noi aritmologi è fondamentale riconoscerla. Spesso noi la riconosciamo indirettamente, la sospettiamo quando i pazienti vanno incontro a delle aritmie notturne, in particolare a delle bradicardie, perché da un punto di vista cardiologico che cosa accade durante il momento dell'apnea notturna? Si ha prima una fase di ipertono vagale, cioè il cuore rallenta tanto e quindi osserviamo delle pause e bisogna evitare di pensare subito al pacemaker, è una terapia per queste pause, bisogna sempre sospettare che ci sia dell'altro sotto, soprattutto quando questi fenomeni sono prevalentemente notturni, quindi c'è prima questa fase delle pause, poi dopo c'è il risveglio, quindi la ripresa del respiro, e c'è una fase di ipertono simpatico, cioè il cuore invece rimbalza al contrario e accelera, e quindi delle aritmie veloci. Tutto questo, questa alternanza fra simpatico e vago, facilita poi anche la comparsa di fibrillazione atriale. Sì. Lei pensi che quando un paziente soffre di fibrillazione, la comparsa di una slip apnea, la presenza di una slip apnea, condiziona un rischio 3-4 volte aumentato di sviluppare fibrillazione atriale? Sì. Nei pazienti fibrillanti, fino alla metà dei pazienti fibrillanti possono avere un disturbo di slip apnea non diagnosticato. Sì, e ancora, perché dicevamo, può essere anche silente, sottostimato. Sì, silente, sì, e quindi un po' ignorato. Sì. Il trattare la slip apnea con la CPAP, con questa macchinetta che tra l'altro viene data insomma dal Sistema Sanitario Nazionale, quindi il distretto, l'ASL garantisce questo tipo di presidio ai pazienti che ne hanno bisogno, trattare con questo tipo di device, ad esempio, consente già di ridurre del 40% le crisi di fibrillazione. Sì. Quindi è sicuramente una malattia che il cardiologo deve tenere presente, l'aritmologo, considerarla, ecco, durante il workup, diciamo il flusso diagnostico. Ecco, quindi abbiamo sentito come l'apnea notturna non sia un fenomeno così da sottovalutare, da sottostimare, da liquidare in poche battute, perché può portare, come abbiamo sentito, può portare queste malattie fino a sfociare alle patologie cardiovascolari, fino alla fibrillazione. C'è un altro fenomeno che è stato correlato ad una recidiva di fibrillazione atriale, ed è quella del fumo. Ecco, quindi apnea e fumo, guarda caso, li analizziamo in una sola volta, perché noi sul fumo ci fermiamo spesso, diciamo sempre, cerchiamo di scoraggiare, ecco, i fumatori, però sempre con risultati assai scarsi, soprattutto con le donne che continuano a fumare. Ecco, abbiamo letto da uno studio americano che fumare peggiora lo stato di salute del paziente che già è stato sottoposto a un intervento di ablazione atriale. Insomma, la nicotina è nemica giurata, insomma, di tutti, ma soprattutto di quelli che hanno avuto già un intervento. Questo lavoro non fa altro che confermare quello che ormai, grazie a Dio, un po' tutti abbiamo capito da tempo, cioè che il fumo di sigaretta andrebbe bandito, andrebbe evitato, perché è veramente deleterio per tanti motivi, insomma, crea danni a tutti i livelli, non solo a livello tumorale, ma anche a livello respiratorio. L'altra grande patologia del secolo è la BPCO, la broncopneumopatia cronico-ostruttiva,
che è praticamente un'altra malattia ubiquitaria, il 4-5% della popolazione ne soffre ed è praticamente questo restringimento progressivo, irreversibile delle vie respiratorie è associato all'enfisema, quindi alla distruzione degli alveoli di una parte dei polmoni, e il fumo è il maggiore responsabile di questa malattia. E anche questi disturbi, la BPCO, è correlata interessa a chi come me si interessa di aritmologie, sempre il cuore, certo, di cuore, perché può dare, anche lei è correlata ad aritmie, molto alla fibrillazione atriale, perché poi lì il problema è che si crea un interessamento soprattutto del cuore destro, che è quello che pompa il sangue nei polmoni, e quando i polmoni non funzionano più bene si crea un'ipertensione polmonare, quindi un aumento delle resistenze a livello dei vasi dei polmoni, e la parte destra del cuore va in sofferenza. E infatti in questo caso l'aritmia più frequente che noi riscontriamo è il flutter atriale, sì, che è una delle aritmie che il cuore può dare. Quindi cuore, chi polmone... è stato operato di ablazione atriale fuma e praticamente rischia il suicidio. Sì, l'altra novità proprio a cui faceva riferimento lei è questa, è che si aggiunge a quello che già sappiamo sul fumo, è che quando effettuiamo le ablazioni, che sono questi interventi per curare le aritmie, chi fuma va peggio di chi non fuma. Certo. Ecco, sembra la scoperta dell'acqua calda, sì, ma in realtà è un'ulteriore conferma del fatto che il fumo andrebbe bandito dalla nostra società, perché è deleterio, sì, a tutti i livelli. Sì. Quindi, siccome io questa domanda era legittima perché ricorre spesso su internet, molti pazienti operati di ablazione atriale chiedono al dottore, dice: scusi dottore, io ho avuto un intervento via catetere dell'atrio, posso continuare a fumare? È chiaro che le risposte sono tutte quante negative. Beh, è come quello che accade dopo un angioplastico o un bypass, quindi quando c'è una, sì, malattia delle coronarie e si va quindi a rivascolarizzare, certo, andrebbe sempre evitato il fumo. Sì. Va detto che anche le aritmie correlate alle malattie polmonari possono essere trattate. Sì. Ecco. Quindi sicuramente il paziente deve smettere di fumare, ma non deve perdere la speranza della guarigione rispetto alle aritmie, sì, perché soprattutto il flutter, per esempio, è un'aritmia veramente guaribile, dove in maniera semplice, con l'ablazione, con questo sondino che si inserisce dall'inguine, si arriva facilmente in atrio, sì, destro, sì, ecco, sì, qui stiamo vedendo un'animazione, e si riesce quindi a effettuare una piccola bruciatura che elimina definitivamente il problema. Sì. Questo è molto importante perché ne abbiamo parlato altre volte, sì, queste sono aritmie che poi a loro volta hanno delle conseguenze gravi, che sono soprattutto quelle legate all'ischemia cerebrale, quindi all'ictus o al TIA, sì, e quindi eliminare l'aritmia a monte consente anche di ridurre molto il rischio poi di avere conseguenze più gravi, sì, come l'ictus.